patologiche, visite cardiologiche e visite ortopediche con il dottor Antonello Pelati. Per informazioni telefonare 071 757 2676 o al 342 974 0836. Per risposte tempestive e complete, Clinica Lab in via Aldo Moro 48 a Recanati. Efficienza e professionalità al tuo servizio. Eccoci qua di nuovo in diretta, abbiamo un altro ospite questa sera con noi e precisamente abbiamo Paolo Pierini, che io lo saluto con molto piacere perché... Buonasera Stereo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Eccoci, adesso c'è la voce. Buonasera Stereo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, Paolo Pierini, avrei trovato la radio come l'hai lasciata l'ultima volta che sei entrato qui. 50 anni fa. 50 anni fa. Mi ricordo che stavi seduto sul tavolo, la facevamo era un periodo in cui si facevano dibattiti sulla riforma elettorale. Sì. E tu eri intervenuto. Quale? Chi se ne ricorda? La memoria. Era fra l'uninominale e proporzionale, e c'era questo dibattito, no, sul maggioritario, sulla quota che poi veniva assegnata per chi vinceva, quindi la quota premio cosiddetta, che poi è stata anche contestata la Corte Costituzionale a un certo momento perché era esageratamente superiore, ma dopo è stata un po' reintrodotta lo stesso, dai. In realtà ce l'abbiamo che chi vince se porta a casa un pacchetto di più di deputati e senatori. Tu e Paolo Pierini, tanto lo presentiamo, lui si candida per Antonio Bravi sindaco nella lista Recanati insieme per Antonio Bravi, e come mi dicevo all'inizio della trasmissione, tu sei stato sempre candidato dal 1990 85, quindi parliamo dell'amministrazione Simonacci. Marconi nel 90 è diventato sindaco. Tu quando sei stato consigliere comunale tu ricordi? Io non sono stato mai eletto, ma sono sempre subentrato 3 volte consecutive come primo dei non eletti, sia nell'85-90 che nel 90-95. Poi... Ah, va bene, quindi c'è anche una esperienza amministrativa notevole. La cosa che ti posso dire è che sono stato sempre all'opposizione. Quando abbiamo vinto non sono stato mai eletto. Adesso ti candidi perché invece una maggioranza che è al governo, quella retta da Antonio Bravi, guidata da Antonio Bravi da 5 anni, possa essere confermata. Certamente sì. Io faccio parte di una lista civica, hanno anche deciso i ragazzi che sono il loro coordinatore, dove per coordinatore si intende semplicemente una persona che aiuta la lista a funzionare, insomma, qualche consiglio perché c'è un po' più di esperienza, altrimenti non c'è più la figura del segretario o del presidente che decide e gli altri che fanno, queste sono cose del passato. La nostra è una lista civica, ti dicevo, che si è presentata anche la volta scorsa. E la cosa caratteristica è che ha continuato in questi 5 anni sempre a lavorare insieme, appunto ci chiamiamo insieme, cioè non è la solita lista civica, sai, le liste civiche un po' hanno carattere carsico, cioè emergono quando ci sono le elezioni elettorali, poi scompaiono, sì. Tranne qualcuna, perché non solo la nostra continua a lavorare, anche altre, e poi riemergono. Invece noi abbiamo avuto anche difficoltà perché nel periodo della pandemia ci riunivamo online con una piattaforma e era anche un modo per sfuggire un po' alla solitudine che si provava in quei giorni, cioè io ricordo che aspettavo questa
riunione settimanale con i ragazzi della lista, proprio per scambiare due opinioni con qualcuno, cioè stava sempre dentro casa. A voi continuavate a, sì, sì, anche a riunirvi durante tutta tutti la questi pandemia 5 anni? Abbiamo fatto riunioni online con almeno 15 persone. È una cosa eccezionale. E a queste ha partecipato. Chiaramente ci si squaglia dopo l'inizio. No, e a queste ha partecipato sempre anche il sindaco, che era uno che faceva parte della nostra lista, insomma. È stata una bella esperienza che abbiamo fatto con piacere, sia proprio per l'attaccamento che ci abbiamo alla città, sia proprio anche per un momento di socializzazione in un momento in cui di socialità ce n'era molto poca, perché stavamo tutti chiusi in casa. E queste riunioni erano finalizzate diciamo ad affrontare i problemi organizzativi, ma anche le decisioni importanti che il sindaco magari si apprestava, cioè, parlavamo a prendere. Sia chiaramente in quel periodo il focus era anche sulla pandemia, i vaccini, eccetera, eccetera. Però si parlava soprattutto di questioni amministrative, cioè le decisioni che il sindaco doveva prendere, eccetera. Lui ha sempre consultato la nostra lista, oltre che la sua maggioranza, cioè assessori, consiglieri, eccetera. Certo. La nostra lista ci ha avuto un rapporto continuo con il sindaco, mai interrotto. E questo ci ha portato a decidere di ripresentarci di nuovo. Chiaramente noi abbiamo un'idea. Non siamo persone che vivono fuori dal mondo, abbiamo degli ideali, anche delle ideologie, anche se questo termine viene visto sempre in modo negativo, ma io penso che l'ideologia sia il motore della storia, perché tutte le grandi... L'ideologia sono i principi pure. I principi, esatto. Abbiamo delle idee che chiaramente si riflettono nel nostro modo di intendere la città e di averla amministrata. Però abbiamo la struttura e la forma di una lista civica, a tutti gli effetti. Ecco, si dice che poi le liste civiche, non avendo referenti immediati, politici, partitici, possa soffrire di questa mancata interlocuzione e quindi magari di essere ascoltati, sentiti e così via. E gli altri non hanno nessun interesse a favorire queste formazioni civiche, gli altri, parlo dei partiti tradizionali che governano, non so, la regione, la provincia, lo Stato e Roma, e non hanno interesse a favorire queste liste civiche. Ricordo che quando nacque la prima lista civica dei Recanati, mi sembra che l'avesse istituita Luigi Flamini, si chiamava appunto Civica Flamini, Civica Recanati. La parola d'ordine della Democrazia Cristiana, visto che questa era una costola della Democrazia Cristiana, era quella di non dare alcun accredito, diciamo così, a questa lista, e quindi anche nel dibattito consigliare non si doveva accogliere nessun suggerimento, meglio prenderlo dal Partito Comunista, questa è la posizione che è nata Flamini. Visto che stai parlando delle correnti della Democrazia Cristiana, sì, ma era anche una logica. C'era una divisione netta, cioè erano considerati come nemici gli esponenti delle altre correnti, a Recanati c'erano degli esempi abbastanza. Io comunque ho una mia idea, se vuoi te la dico, sul civismo ho una mia idea, visto che è al centro del dibattito. Anche perché voi siete una coalizione esclusivamente civica. Ah no, cioè adesso c'è PD. No, noi siamo una coalizione che comprende sia partiti sia tre liste civiche. La mia idea è che... ti faccio un esempio, Asterio. Nei comuni sotto a 15.000 abitanti si presenta un candidato sindaco che è appoggiato da una lista, e queste liste sono tutte civiche e sono gli stessi partiti che costituiscono le liste civiche, perché chiaramente, essendo le regole elettorali che dicono che ci vuole un candidato e una lista solo, non puoi fare una lista di partito sotto a 15.000, perché non metteresti d'accordo tutti, eccetera, e quindi si costituiscono delle liste civiche. Io sono convinto che nelle comunità piccole come la nostra, medio-piccole, tutti siamo civici, semplicemente perché parliamo dei problemi della città e abbiamo a cuore la loro risoluzione. La differenza rispetto ai partiti è che un partito ha un orizzonte più ampio,
abbiamo le elezioni europee in cui si parlerà della difesa comune europea, dell'intervento in Ucraina, cioè, queste non sono cose che riguardano una lista civica. Il partito c'ha in più questa dimensione. Non vedo però differenza tra un partito e una lista civica nell'occuparsi dei problemi della città, semplicemente che la lista civica non è di partito perché ci stanno persone che non sono iscritte a un partito, semplicemente, insomma. Quindi non vedo come questo argomento del civismo possa essere un argomento né a favore né contro le coalizioni che ci sono, bisognerebbe semplicemente lasciarlo stare. Le piccole realtà c'erano loro. Le piccole realtà sono tutte civiche, ci conosciamo tutti, sappiamo tutti quali sono i problemi della città, nessuno di noi fa politica o si presenta alle amministrative se non per senso civico, cioè non dobbiamo costruire una carriera dentro un partito attraverso una presenza in lista alle amministrative, insomma. Quindi questo carattere civico, io per esempio ti posso dire che sono stato un esponente di partito, le volte in cui sono stato eletto consigliere comunale è sempre in una lista di partito, sono stato membro di organismi provinciali, segretario di circolo comunale, eccetera. Però adesso sto dentro una lista civica e rivendico il diritto a starci dentro una lista civica, perché è quello di cui mi occupo che fa il mio carattere civico, non la mia persona. E questo vale anche per Francesco Fiordomo, per esempio, è un esponente di partito che è stato sempre dentro un partito e adesso ha costituito un movimento civico. Ha tutto il diritto di farlo, secondo me non gli si può imputare il fatto che lui è stato un esponente di partito, ha il diritto di chiamarsi civico, ma non può rivendicare, secondo me, l'esclusiva del civismo, perché, ripeto, in una elezione amministrativa come questa il carattere civico ce l'abbiamo tutti, perché dobbiamo lavorare tutti per la città di Recanati, la Civitas, appunto, come dicevano i nostri antenati. Ah, è interessante questa spiegazione che hai dato, appunto, il carattere civico che dovrebbe albergare in ognuno di noi, no? In questi piccoli ambienti cittadini, e che quindi nessuno si può arrogare il diritto di rappresentare il civismo, diciamo così, o comunque questo elemento o questa configurazione civica, no, della propria coalizione o della propria lista. Tu dicevi prima che per 5 anni siete stati sempre sistematicamente ogni settimana a sentirvi, magari per brevi riunioni, anche in diciamo così, anche in remoto, soprattutto nel periodo di Covid. E poi abbiamo ricominciato a riunirci insieme. E questo ha consolidato quindi questo gruppo. Come mai invece poi nel corso di 5 anni qualcuno ha ritenuto che questo gruppo non funzionasse più? Non il tuo, in senso generale la maggioranza. Se lavorava con questo spirito, non si poteva allargare questa. È una domanda che non dovresti fare a me. sì, hai ragione. Però mi sembra strano che però, se c'era questo spirito anche fra voi di sentirvi ogni settimana, significa che era. No, diciamo che disponibilità massima. Le riunioni riguardavano la nostra lista. Le riunioni di coalizione si facevano con una cadenza ovviamente minore, e nella pandemia erano state ovviamente sospese e venivano sostituite o integrate dalle riunioni di maggioranza. Nelle riunioni di maggioranza consiglieri, amministratori, eccetera, quelli si sono consultati sempre. Perché è stato abbandonato questo progetto? Io continuo a pensare che sia un errore, però ripeto, questo non dovresti chiederlo a me. Per la seconda volta consecutiva vediamo un diciamo campo che aveva collaborato insieme, eccetera, ci ha diviso. Questa scelta divide le associazioni, divide le persone, divide le famiglie addirittura. Perché, è vero. E invece noi pensiamo che il valore di una comunità
e per questo noi abbiamo fatto una lunga riflessione sul nostro nome Reganati Insieme. Il valore di una comunità, se piccola come la nostra, in cui non si tratta di fare le leggi ma semplicemente di amministrarle, sia proprio quello dello stare insieme, dell'unire il più possibile. Poi certo abbiamo una discriminante ideale, per esempio noi siamo contro la destra. E penso anche che l'unica coalizione che sia oggettivamente un argine all'avanzata della destra in Italia e quindi anche a Reganati sia la nostra, perché proprio c'ha una caratterizzazione su questo. Però questa, ripeto, è una mia opinione, insomma, ecco. Conoscendo anche il tuo passato storico, non avevo dubbi da questo punto di vista politico. Ecco Paolo, allora vediamo un po' che cosa apprezzi in Bravi che ti ha portato a sostenere questo progetto del secondo mandato. Dunque, tralasciando il fatto che io e Antonio Bravi ed io siamo praticamente coetanei, perché siamo tutti e due nati nell'agosto 1959. Sei un ragazzo, tu sei rimasto sempre un ragazzo. Insomma, io di Antonio ho apprezzato anzitutto la serenità con cui lavora. È un sindaco che si trova davanti ogni giorno, istanze, interessi, opinioni le più differenziate, perché in una città anche piccola come Reganati ci sono appunto queste diverse sensibilità, e un sindaco deve essere bravo veramente ad essere quello che si dice con uno slogan il sindaco di tutti, no? Nelle prime dichiarazioni dopo ogni tornata elettorale amministrativa, il vincitore intervistato dalla TV di turno dice: io sarò il sindaco di tutti. Poi questo bisogna saperlo fare, oltre che dirlo. E di Antonio io ho apprezzato questo, la capacità veramente di unire le persone intorno a, che stanno dentro una comunità, per scopi che sostanzialmente sono comuni, perché io sono del parere che in una comunità piccola come la nostra non sta bene il singolo individuo se non stanno bene anche tutti gli altri. Uno può avere, può far diciamo emergere i propri interessi, una persona, un'associazione, un'azienda, può far emergere i propri interessi a danno degli altri, ma poi è sempre una soluzione di corto respiro, perché alla fine se non sta bene tutta la città non sta bene poi neanche quello che ha portato avanti i propri interessi. Io penso questo. Secondo, la competenza. Io credo che dal punto di vista amministrativo Reganati non si meriti niente di meno che un sindaco che abbia la competenza di Antonio. L'ha dimostrata prima di 10 anni assessore al bilancio, poi da sindaco. Se vuoi parliamo del risanamento del bilancio, ma questo magari è un argomento più tecnico che mi è più vicino, perché io sono un tecnico contabile anch'io, ma su tutti i settori. E appunto credo che Antonio sia ineguagliabile su questo. E terzo, il metodo, che è il metodo della condivisione. Antonio non ha mai deciso niente da solo, non solo l'interlocuzione con la nostra lista, che è la parte forse più piccola di questa caratteristica, ma la interlocuzione continua con associazioni, comitati, singoli cittadini. Io penso che questo sia che questa sia una dote imprescindibile per un sindaco, cioè in una città come Reganati non si può fare nulla se non lo si fa in collaborazione, in accordo con la città. Poi certo c'è il momento della decisione e quindi qualcuno può rimanere anche non completamente soddisfatto, perché la mediazione ci vuole comunque, però è il metodo. Il metodo della condivisione, che poi è quello che è stato praticato in alcune esperienze amministrative molto avanzate, non so, io ricordo che Ottamare, che si chiama poi bilancio partecipato, perché il bilancio partecipato non è
artificio contabile. Il bilancio partecipato significa semplicemente che le decisioni sul futuro della città, che quindi comportano anche spesa, le prende non l'amministrazione, ma le prendono tutti i cittadini con delle vere e proprie assemblee. Adesso a questo non ci si è arrivati, perché non siamo a Puerto Alegre, purtroppo siamo a Reganati. Puerto Alegre è la città più famosa del mondo per il bilancio partecipativo. Ma funziona? Funziona. Grottamare ha funzionato in sì. Il cittadino dovrebbe essere consapevole dei meccanismi anche delle risorse, entrate e uscite. Ovviamente questo è ineludibile, cioè non è che si vota così. C'è una fase informativa, poi una fase decisionale a cui l'amministrazione che amministra la città è sempre presente e quindi spiega eventuali problemi eccetera, e poi media e decide, però questo lo si fa in accordo con la città, e non, questo proprio non siamo riusciti a farlo a Reganati, però il metodo della condivisione c'è stato sempre durante tutti i 5 anni. Noi abbiamo contribuito la nostra lista anche a molte cose e anche alla gestione di molte cose, il lavoro che è stato fatto sul centro storico con i commercianti, cioè ci sono alcune nostre ragazze che collaborano continuamente con le associazioni per portare avanti le iniziative che vengono organizzate. E tu dicevi, io come esperto anche contabile ho seguito il percorso di Antonio, magari gli abbiamo dato anche una mano che frutto di questi incontri che facevamo settimanalmente, per poter arrivare al risanamento dei conti pubblici. Ecco, in che cosa ha consistito questo risanamento? Che cosa c'era? Qual era il vulnus che si doveva coprire? La contabilità pubblica c'ha una particolarità. Dobbiamo vedere se per noi, Paolo, facciamo una cosa, uno strappo alla regola. No, adesso è una cosa che purtroppo ce l'abbiamo un vizio noi, però facciamo subito. Pronto? Niente, non ce l'abbiamo apposta, andiamo avanti. Dicevi? Chiuso. Allora, la contabilità pubblica c'ha una particolarità rispetto a quella privata. La contabilità privata registra dei fenomeni a consuntivo. Spese, entrate, profitti e perdite, e genera un guadagno. La contabilità pubblica c'ha una cosa in più: deve prevedere quello che spende e quello che incassa, e sulla base di questo poi il famoso bilancio di previsione, fare gli interventi. E chiaramente la fase previsionale della contabilità pubblica è molto importante, e le cose che prevedi di spendere devi coprirle con le poste che prevedi di incassare. Questo procedimento si presta, o si prestava meglio prima della riforma contabile che c'è stata, a delle interpretazioni. Cioè io faccio un esempio pratico così ci capiamo: un immobile pubblico che prevedo di vendere, accerto che c'è questa entrata, e poi sulla base di questa pareggio il bilancio di spesa e me li spendo questi soldi. Se poi questa vendita non avviene più perché era difficile farlo, oppure perché il mercato crolla o che altro, e questa entrata non ce l'ho più, e io con questa entrata ci ho finanziato delle spese che poi in realtà ho fatto. Per questo ti dico, non registra i fenomeni già avvenuti, ma registra quelli che prevede che avvengano la contabilità pubblica. E questo è esattamente quanto è avvenuto a Reganati. Noi, quando Antonio è diventato assessore al bilancio nel 2009, ci avevamo come comune dei buchi di bilancio generati da vendite di immobili che non si sono poi realizzate, che il comune ha dovuto in qualche modo coprire. E questo processo di risanamento è avvenuto. Antonio lascia a chi segue, a chi lo seguirà, io spero ovviamente che sia lui a continuarla questa esperienza, un bilancio sano, in cui la quota dei mutui non ingessa totalmente il bilancio. Per inciso, brevissimo, la quota dei mutui, la quota dei mutui che un'amministrazione può accendere è una percentuale delle spese correnti.
quindi delle entrate correnti, quindi se tu non aumenti le entrate correnti non puoi accendere i mutui. Altri mutui. Oppure piano piano li smaltisci quelli passati in modo da stare sotto soglia, cioè sotto la soglia delle entrate, della percentuale di entrate correnti, in modo che riaccendere altri mutui. Questo è esattamente quello che è stato fatto a Reganati. E questo ha portato a un risanamento nel giro di quanti anni? Ti ricordi? Nel corso delle due amministrazioni Fiordomo, in cui Antonio era assessore bilancio. E poi soprattutto in quest'ultima, cioè adesso il bilancio del Comune di Reganati è totalmente risanato. Senti, quale parte del programma che voi avrete, magari ce l'avete come coalizione o anche come singola lista? No, il programma di coalizione è obbligatorio, va presentato assieme ai documenti che... Concede per molti punti. No, deve essere lo stesso. Deve essere lo stesso. Poi chiaramente ogni lista ha le sue specificità, per esempio noi ci siamo caratterizzati nella passata, negli ultimi 5 anni, per i due settori. I servizi sociali, con l'assessorato della professoressa Paola Nicolini, che io ringrazio a nome della lista e anche del sindaco per l'opera che ha fatto. Tra l'altro è stato uno degli assessori più stimati dalla città, questo a detta di tutti, sia maggioranza che opposizione. E il settore della cultura, con la riapertura del cinema che è stata seguita proprio in maniera specifica dalla nostra lista. Sforza. Sì, dalla consigliera Sforza, ma anche da tutta la nostra lista. Tu sei un appassionato di cinema? Molto. Appunto, me lo ricordavo, ti ho fatto apposta questa domanda. Collaboravo col Circolo del Cinema in tenera età, diciamo. e mi piace molto. Adesso il fatto di non dover fare strada per andare al cinema per vedere i film nuovi, e invece di poterli trovare a Reganati, per esempio stasera c'è Palazzina Laff, che è un capolavoro e vado a vederlo, è una cosa che mi fa molto piacere. È una sala piccola, è forse insufficiente, però comunque c'è, prima non c'era. No, questo è indubbio. Aprire una sala cinematografica oggi ci vuole coraggio, mantenerla altrettanto, perché sappiamo i costi, le difficoltà, trovare anche un certo numero di spettatori che non si muovono soltanto con lo spirito iniziale della curiosità, no, abbiamo un'altra una sala cinematografica e poi magari perdono questa abitudine. La cosa è importantissima. Poi lo dice a me, che io ho mandato per quasi anni 67, 68, sino 82, tra l'altro la macchina del cinema, stavo in cabina continuamente. Ah sì, mi ricordo. Sala Vittoria, teatro, cinema nuovo, lucida di tutti, bei tempi. Bei tempi, perché poi sono quelle attività nel campo dello spettacolo che ti appassionano e che non lo fai mai. Guarda, per io penso scopo che scopo di lucro. Chiaramente le multisala ci hanno un vantaggio, cioè che offrono uno anche uno spettacolo diverso, a parte la capacità di scelta, però offrono anche il vantaggio di dare anche altri servizi, cioè la ristorazione, cioè uno può andare alla sala cinematografica, starci un pomeriggio, una sera, poi stare lì, eccetera, cosa che le piccole sale non hanno. Però io ultimamente ho assistito alla rinascita un po' anche delle piccole sale, per esempio l'Eccelsior a Macerata. L'Eccelsior a Macerata è gestito da un'associazione, fa uno spettacolo a settimana, però fa il pieno a ogni proiezione, perché c'è una voglia di cinema di qualità alla quale bisogna rispondere. E quindi non solo pellicole tra virgolette commerciali, dove per commerciali non intendo assolutamente un elemento negativo, perché chiaramente ogni linguaggio cinematografico ha diritto a esistere, dal colossal fino al cinema d'essè. Però accanto a queste offerte qui c'è bisogno anche di sale che facciano una programmazione di qualità. Il tutto sta nel trovare un buon compromesso fra le due cose, e io credo che la saletta che c'è a Reganati
questo compromesso sia riuscito a trovarlo, da quanto è che, da quanto è funzionato. Sì, io ci ho visto diversi film, adesso ho perso ultimamente un pochettino più l'abitudine, sarà la campagna elettorale, la stanchezza serale, se no ci ho visto Io Capitano, ci ho visto Dogman, ci ho visto Anatomia di una caduta, no, ci ho visti diversi, ho visto quello con De Sica, molto triste, molto sull'Alzheimer, bello, molto e adesso non mi ricordo che era Il Limone, era il titolo, mi pare, la Stagione di Limone, una cosa del genere, Limone d'inverno. Sì. e quant'altri, cioè è una ricerca un po' quindi meno da butta su, diciamo così, no? È vero che nei multisali devi coprire un ampio gusto del pubblico, ma anche qui vedo che fanno i cartoni animati nel corso nelle programmazioni pomeridiane. Una sala piccola c'ha il vantaggio di poter offrire anche una socialità, cioè ci si conosce, si parla della pellicola, si parla col gestore, certo, si parla delle difficoltà che ci ha avuto per portarlo a Reganati, dei costi, di come quella della Cortellesi, queste cose qua, ecco, esatto. E questa è la multisala che è più fredda, anonima, non ce l'ha, e questa dimensione della socialità io credo che vada recuperata in tutti gli ambiti della vita cittadina. Mi dicono però ad esempio che il film Oppenheimer, visto sala G, perde un po' della sua efficacia, che non visto in una sala attrezzata anche dal punto di vista del sonoro. Guarda, il sonoro della sala G è meraviglioso, cioè c'hai un coinvolgimento. Chiaro, lo schermo è quello che ti consente la sala, non è un... c'è quelle dimensioni lì, però il sonoro della sala Cigli è veramente buono. Benissimo. E poi c'è Carella, mi pare che si occupa di questo. Oh, abbiamo deviato, ci siamo fatti attirare dalle nostre passioni. Allora ritorniamo un po' per andare alla conclusione, a questa campagna elettorale, tre candidati sindaco, caro Paolo, quale cosa, diciamo così, cos'è che ti premerebbe di più, continuare con l'amministrazione magari Bravi se venisse riconfermata a Recanati, cioè che cosa, a cosa metteresti mano, diciamo così, che ti dunque preme? Sicuramente il settore dei lavori pubblici, con i 50 milioni di euro di finanziamenti fra PNRR e Sisma 2016 che l'amministrazione Bravi, con l'aiuto degli uffici ai quali va fatto un monumento, perché veramente sono stati impagabili per intercettare il più possibile fondi che magari altre amministrazioni comunali della zona neanche sapevano che c'era, quindi io direi che già questo basterebbe per riconfermare, nel senso che chi ha aperto tutta una serie di partite, anche di cantieri, perché poi li vediamo, c'ha il diritto dovere di portarli a conclusione. E poi tutto il lavoro che è stato fatto sui servizi sociali, secondo me l'opera di Paola Nicolini va continuata in tutti i modi. Cito solo un dato: l'assistenza domiciliare agli anziani è passata per 30-40 fino a 140 persone. Chiaro, non è un aumento netto sulla percentuale di anziani, perché quella cresce, quindi cresce anche la quantità di persone assistite. Ho citato solo un esempio, però il lavoro fatto sui servizi sociali secondo me va continuato a tutti i costi. E poi molte altre cose, per esempio l'offerta cinematografica c'è, ma bisognerebbe cercare in qualche modo di recuperare anche quell'altra parte della struttura, della struttura che purtroppo è chiusa. L'interlocuzione con le associazioni culturali va continuata, aumentata, migliorata, integrata, perché poi le esigenze di un'associazione possono essere diverse da quella di un'altra. Il centro storico, arriviamo al nodo. È stato sempre così.
Non so se vuoi che dica qualcosa. Come no, l'hai introdotto l'argomento, allora, sono tutto orecchio. Il centro storico, in questi mesi sentiremo di tutto. Proposte le più disparate, eccetera. Spostare la statua di Lupardi, sì, ancora non è stata avanzata questa proposta. L'aveva fatta a suo tempo perché c'è. Io ho una mia idea. Secondo me la vita del centro storico non dipende dalla quantità di auto che ci transitano. Questa è un'affermazione forte, che io sono convinto che tu condividi, perché un passato ce l'hai pure te in questo. Quindi, secondo me vivere il centro storico significa dare la possibilità al centro storico di stare nel centro storico. E in questo senso una presenza esagerata di auto può essere anche deleteria, perché più auto passano e meno gente vive il centro storico. Quindi bisogna anche lì trovare un equilibrio tra la pedonalizzazione e le esigenze di chi poi al centro storico si deve recare. Noi abbiamo la fortuna di avere un parcheggio che sta... Veramente, io in questi giorni l'ho usato parecchie volte. Un minuto e mezzo è il tempo che si impiega per andare da lì. No, ma anche con gli ascensori. Un minuto e mezzo. E stai al centro della piazza. Costi. I costi, per, se uno c'ha l'abbonamento, sono veramente irrisori. Un caffè, cioè stai 2 ore al parcheggio. 2 ore sono tante, insomma, poi fa tutto, eccetera. È una questione di mentalità, io giro un po' anche il mondo perché mi piace fare turismo, e una concentrazione di auto nel centro storico come nelle città italiane non l'ho trovata in nessun altro posto del mondo che ho visitato, in nessun'altra città del mondo. È una questione anche di mentalità, quindi anche lì il modello della partecipazione, piano piano ce la fa un lavoro culturale sulla mentalità delle persone che poi... che renda sui servizi pubblici, perché i servizi pubblici non ci sono perché la gente non chiede che ci siano, fondamentalmente, perché la domanda e l'offerta devono andare di pari passo su questo tema, capito? Cioè un servizio pubblico di autobus si regge se la gente lo prende, e quindi se c'è una domanda sociale di servizio pubblico di autobus. E questo genera un circolo virtuoso che poi porta a fare a meno sempre di più dell'auto privato. Cosa può fare un comune? Allora, l'amministrazione comunale ha incaricato ha firmato un protocollo d'intesa con un'associazione che si chiama con un'azienda specializzata che si chiama Cedegus. Che è esperta nel rilancio dei centri storici, soprattutto nei meccanismi con i quali si possono intercettare fondi comunitari, nazionali, per il rilancio dei centri storici. E su questo vedremo che tipo di progetto presenterà e discuteremo con la città di questo. Poi l'amministrazione, secondo me, può farsi, e questo sta nel nostro programma, da mediatrice, diciamo, femminile, tra la domanda di esercizi commerciali e l'offerta di locali. Aprire un'attività al centro storico oggi è difficile, non solo perché la struttura del consumo è cambiata, ma anche perché ci sono costi esorbitanti. Ecco, un'attività di mediazione su questo può essere utile. Si possono dare facilitazioni a chi vuole aprire un'attività al centro storico, facilitazioni di tipo diverso. Ma ripeto, secondo me il nocciolo sta sempre in cosa si intende per vivere il centro storico. Cioè i cittadini devono tornare a vivere il centro storico per socialità. E quindi il centro storico deve essere il centro della vita cittadina perché la gente lo frequenta. E per frequentarlo... ripeto, secondo me non è la soluzione migliore passarci con la macchina,
perché la macchina dà l'idea non della frequentazione ma del movimento, cioè tu utilizzi una via, una strada per passarci, non per frequentarla. Mi sono spiegato quello sì, che sì, sì, ho capito. E io... Quindi l'idea è quella di chiudere il centro storico, diciamo. L'idea è che tutto quello che deve essere fatto deve essere fatto in accordo con i cittadini e con le associazioni. Chiaramente noi siamo, la nostra lista in particolare, per una progressiva pedonalizzazione del centro. Tanto che se ne parla, sono stati fatti dei tentativi, delle fasce orarie che hanno creato anche 10.000 polemiche, eccetera, eccetera, molto, anche, alcune anche abbastanza strumentali, nel senso che poi le cose poi non erano in realtà come si venivano dipinte. Credo che però comunque qualsiasi decisione vada presa in accordo con la città, il metodo della condivisione e della partecipazione, facendo capire, ti faccio un esempio, Iesi, c'è un centro storico che può essere simile a quello di Reganati, è un po' più grande, però è un centro storico medievale molto lungo come quello di Reganati, è pedonalizzato, è vivo, c'è molta gente, hanno un parcheggio a fianco che è abbastanza simile a quello che c'è a Reganati, con la differenza che a Iesi è in pianura perché sta in pianura e noi invece no, però comunque con gli ascensori non è un problema. Quindi ecco, piano piano io sono convinto che si tornerà a questo, perché altrimenti Macerata hanno aperto il centro storico, ci hanno addirittura riportato le macchine in piazza, ma i negozi continuano a chiudere, perché non è che vedere la macchina che passa davanti al negozio d'abbigliamento fa vendere, non fa vendere niente. Gli unici che restano aperti sono i bar e gli esercizi, diciamo, di ristorazione, che, per i quali la presenza delle auto è un problema, perché la gente sta lì fuori, consuma, eccetera, e si vede continuamente che passa le macchine. Quindi l'idillio dei maceratesi con la riapertura del centro storico alle auto è finito nel breve spazio di un anno o due. Che tu dici che risolvere il problema dell'afflusso della gente al centro storico con quello delle auto è molto limitativo, perché i fattori che hanno portato all'impoverimento del centro storico, sia dal punto di vista residenziale sia dal punto di vista delle attività commerciali, sono molto più complessi. E poi il comune a tutti, certo, sicuramente tutti i centri, il centro storico per essere vivo, perché è un esercizio commerciale del centro storico che non sia un bar o un ristorante, perché quello è frequentato sempre da tutti, possa vivere, è che la condizione fondamentale è che la gente viva, risieda al centro storico, e su questo c'è da fare un lavoro in cui l'amministrazione comunale può essere solo uno stimolo e una mediazione fra le varie esigenze, perché poi le proprietà sono quelle che sono, e tra l'altro il costo di cubatura al centro storico è molto più alto di quello, per esempio, in periferia, poi sono spesso case vecchie da ristrutturare, quindi i costi sono maggiori, assolutamente, cioè è una scelta quella di andare a vivere al centro storico, è una scelta che l'amministrazione comunale può e deve diciamo in qualche modo agevolare, ma è una scelta culturale alla fine. Non so se mi spiego. Come no? Io penso che poi abbia molto influito questo tipo di scelta culturale anche il fatto che io continuo a vivere al centro storico. Un eroe. E mio figlio ha comprato una casa al centro storico, per dire, cioè, siamo innamorati del centro storico. È vero che non c'è più Massimina, Pili o quant'altro. C'è anche il problema di pensionamento. Però il centro storico mantiene il suo fascino. Esci, comunque il bar aperto lo trovi, no, il capannello di persone, certo, di giovani, certo, lo trovi, riesci più a scambiare parole. Quello che la periferia magari non ti offre.
offre, se non in quei bar che esistono ancora in alcuni quartieri, grazie a Dio. Invece Fonti San Lorenzo, tu abiti a Fonti San Lorenzo? No, non c'è niente. Ma come mai? Cioè, come si fa un quartiere di 5.000 abitanti? Vabbè, c'è il centro culturale Fonti San Lorenzo, c'è il centro culturale, però ad esempio non c'è la tabaccheria, non c'è quello è un quartiere costruito, urbanizzato negli anni 60 senza alcuno dei criteri che dovrebbero guidare una urbanizzazione corretta, cioè a cominciare dalle strade che lo attraversano fino ai servizi, l'hanno poi rimediato perché erano strade senza sbocco. A chi ha gestito il centro di quartiere, il centro culturale Fonti San Lorenzo, va fatto da parte di tutta, non solo del quartiere, ma da parte di tutta la città un monumento, perché senza quel centro culturale di Fonti San Lorenzo quel quartiere è veramente morto. Quel quartiere offre, quel centro offre ai residenti di Fonti San Lorenzo dei servizi che non ci sarebbero mai stati se non fossero stati loro. Quindi io sono un assoluto e pervicace sostenitore dell'attività di quel centro. Benissimo, allora abbiamo veramente concluso. Io ringrazio Paolo Pierini, candidato. Io ringrazio te, Asterio, perché non ti faccio un complimento per piaggeria, ma oggi hai fatto il giornalista. Cioè oggi si vedono tanti giornalisti che fanno le domande così, eccetera. Tu hai fatto il giornalista, hai provato a mettermi in difficoltà. Beh, non mi pare. Se ci sei riuscito, Io ho tentato. Poi difficoltà su cosa? Hai fatto il giornalista, perché il giornalista questo deve fare, presentare i problemi e chiedere all'intervista. Io mi ricordo le vecchie tribune politiche in cui c'erano dei grandi giornalisti. Ma facevano questione, c'era uno al centro della sala, in tribuna, come stessimo in un luogo universitario, i giornalisti venivano tagliati, Riagovelli, ti ricordi? E oggi i talk show televisivi, soprattutto per quelli radiofonici, sono molto migliori, nel senso che la radio è un medium migliore rispetto alla televisione su questo, sono delle vere e proprie gabbie di polli. Cioè ci sono veramente delle cose insopportabili. Oggi invece mi è piaciuto. Sì, sono talmente insopportabili che io appunto non per snob o altro, io ho rinunciato a vederli da diverso tempo. I talk show sono in... Dopodiché qualcuno mi dice: ah, guarda, però ti sei perso, che vabbè, andrò a vederlo. Parlano tutti uno sopra l'altro, è una cosa impossibile. No, ma poi gli invitati sono anche molto spesso scarsi. Sono per la vecchia scuola, tanti giornalisti che fanno le domande a un solo politico e cercano di coglierlo in castagna, perché il ruolo del giornalista è questo, cioè stimolare, criticare, accettare le risposte, ovviamente, se sono... Però quello che c'è adesso, in cui il giornalista tenta di prendere la parola di fronte a 15 persone che si urlano uno sull'altro, è proprio insopportabile. Perché poi i giornalisti stessi si sostituiscono ai politici partecipando a questi dibattiti interni allo studio, invece di fare le domande fanno gli opinionisti. E mi ha fatto molta impressione, visto, mi allaccio un po' a questa tua considerazione, perché quello proprio è l'anti-giornalismo che io veramente proprio non riesco a sopportare, che un Draghi si presenti in conferenza stampa a fine anno e che venga accolto dall'applauso dei giornalisti. Cioè, mi sembra che siamo proprio fuori da ogni, diciamo così, minima prudenza, almeno le apparenze, salvatele. Due minuti da. Sì, sì. Siccome io ho un diploma di laurea in giornalismo, mi sono formato sul giornalismo anglosassone. Buono. Che è quello, l'inchiesta pure. L'inchiesta, però è anche quello del cane da guardia del potere. Cioè, quello deve essere. Questo è uno aspetto che si è completamente perso. Sì, sì, aspetto critico proprio. Viviamo a Campaghi, sta meglio, una poltrona che fa comodo e stiamo tranquilli. Va bene Paolo, mi è stato un piacere averti qui con me, magari possiamo ritornare a fare quattro chiacchiere su questi ed altri temi. Io vi ringrazio di aver seguito. Grazie a te, Asterio, e buonasera a tutti. E buona campagna elettorale. Grazie. Ciao, ciao.